Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben trovati oggi con noi nell'appuntamento sportivo del telegiornale Coach Lepre e il capitano Luigi Borrelli della New Basket Agropoli. Ben trovati. Buonasera, buonasera. Allora, sono felicissimo innanzitutto di farvi gli auguri attraverso la nostra emittente per la partita vinta per un punto al Cardiopalma, direi, domenica scorsa. Quindi complimenti ragazzi, davvero forti, sia al coach sia a Luigi, che rappresenta un po' tutto il team dei cestisti. Grazie. Grazie dei complimenti. Allora, andiamo subito alla partita di domenica prossima, il derby a Salerno. Coach, come la stai preparando? Allora, non te lo posso dire, una cosa, scherzi a parte. A noi purtroppo il calendario è stato abbastanza poco simpatico con noi. Le sue due partite, due squadre molto apprezzate, quindi sia la Mezza che abbiamo giocato domenica, sia Salerno, sono due roster costruiti molto bene, allenati molto bene, quindi questo è il motivo per cui è stato importantissimo vincere la prima in casa domenica scorsa. Salerno è una squadra piena di giocatori esperti, molto abituata a giocare partite importanti, ha nel roster giocatori che hanno già vinto campionati in passato, quindi è una squadra dal mio punto di vista molto esperta per questa categoria, quindi non sarà certamente una partita facile, però ci stiamo lavorando, stiamo provando bene, quindi sono molto fiducioso. Invece Luigi, mi piacerebbe sapere da te qual è l'aria che si respira tra di voi, soprattutto la grande impresa, perché davvero non era facile domenica vincere, invece voi col cuore, con l'anima, con la forza ci siete riusciti. Sì, assolutamente, era importantissimo partire il campionato insomma con una vittoria che ci desse morale, e noi ci tenevamo particolarmente per gli ultimi insomma avvenimenti che sappiamo benissimo, per la scomparsa del direttore sportivo di Sergio, quindi noi prendevamo forza diciamo anche da questa cosa. Siamo contenti insomma, perché abbiamo comunque affrontato e sconfitto una delle candidate numero uno a vincere il campionato, quindi farlo in casa, ovviamente purtroppo non davanti al nostro pubblico, però so che ci hanno seguito numerose persone grazie anche a Cilento Channel, quindi noi siamo davvero molto molto contenti. Molto bene. Coach, purtroppo dobbiamo dire che la classifica non è veritiera in un certo senso, no? Nel senso appunto che Angri non ha giocato, e quindi naturalmente siamo primi in classifica, però con l'asterisco. No, ma è talmente prematuro parlare di classifica che abbiamo appena una giornata, quindi poi Angri ha avuto problemi di Covid, quindi non giocherà nemmeno domenica, penso. Noi la classifica con molta onestà non la guardiamo proprio, stiamo guardando un percorso di crescita nostro, stiamo cercando di pensare solo a noi stessi, quindi cerchiamo di migliorarci con il materiale umano che abbiamo, tecnico che abbiamo, e andiamo avanti. Quindi la classifica la guarderemo alla fine se ci potrà interessare, ma adesso oggettivamente non la stiamo proprio guardando. Luigi, per chiudere, un tuo messaggio ai ragazzi negli spogliatoi. Ma guarda, posso dire una cosa, non ce n'è bisogno in quanto siamo tutti super motivati. Noi ogni volta che entriamo qui al palazzetto per fare allenamento, io sinceramente vedo sempre una grande grinta, una grande voglia, luce anche del fatto che siamo stati fermi tanti mesi, quindi abbiamo proprio voglia di allenarci, voglia di giocare, siamo oggettivamente un bel gruppo, ci diamo una mano, ci troviamo bene insieme, quindi non ho bisogno di mandare un messaggio specifico perché ci diamo la carica l'un l'altro, insomma, quindi questa è una cosa molto molto buona. E invece un messaggio ai supporters. Quelli, allora, ad Agropoli c'è una grande passione di pallacanestro, insomma, quindi ci seguiranno grazie anche a Cilento Channel, le varie dirette che fanno anche le altre squadre, quindi invito a tutti quanti a seguirci e supportarci, seppur da lontano, però diciamo già il sapere che loro ci guardano e ci sostengono è un grande aiuto. Bene, grazie, grazie Coach Lepre e Luigi Borrelli, in bocca al lupo ragazzi per domenica.
Crepi il lupo.